parte, quella dall'altra, comunque, a fine. Sì, purtroppo quello che vedevamo si è verificato, quindi volte l'ex più rapido di Victor. Che alza il braccio. Sono sei uomini portati in aria dal Bertone e dall'Arrigo. Ottimo il cross per Manasiev! E arriva la rete dell'1-1! Anzi, 5! Alla primavera occasione del Bertone, corner battuto molto bene dall'Arrigo e nel cuore dell'area di rigore il 5 è stato il più lesto di tutti e di testa il filato di spazio. Bene, sempre da Giacchino, uno contro uno, Giacchino, era piccola, Giacchino, fa una conclusione Giacchino, fa l'alta, pochissimo, sopra la traversa, grande. Queste conclusioni dal limite dell'area, calcio d'angolo ora battuto velocemente per gli uomini del mister Cisiano. Arriva il cross in mezzo per cercare Gomez che la spizza e trova la doppietta. La vediamo cosa riuscirà a combinare. Attenzione, una brutta palla persa in città di Ragazzi che serve Giacchino sulla sinistra poi per la conclusione da parte di La Marca, intercettata da un ottimo intervento di Calzetta che la mette in calcio d'angolo. Il 5 è nato dal calcio d'angolo. Le uniche possibilità che abbiamo di segnare sono sul calcio di ferro. Attenzione ora Giacchino che si riporta in area di rigore, steso da Rinussi, altro calcio di rigore. È stato ammonito Ragazzi per proteste. Va Gomez dagli 11 metri contro Calzetta. E la spara alta! Errore clamoroso di Gomez che è ancora più fondamentale e delicata quella contro la Castellanzese. Attenzione però ora al Bertone perché la partita non è finita. Mancano 20 secondi più recupero. Palla per Villa, alleggerisce per Linus, il cross è buono per Sakaka, prova la conclusione, alta di pochissimo sopra la traversa.